fiaba, splendida fiaba, è la tua realtà. Ho attraversato, a partire dagli anni 50, praticamente l'ira di Dio delle orchestre e orchestrine. Io suonavo la chitarra, d'accordo, però ho cantato molto spesso anche con l'orchestra. E naturalmente ogni volta che avevo l'approccio con un'orchestra, con le tante orchestre, Angelini, Barzizza, eccetera, di quell'epoca lì, ogni volta che c'avevo questo approccio, insomma, la prima cosa che andavo a vedere chi era il chitarrista, come suonava, eccetera, proprio per la curiosità, perché io naturalmente ho suonato e suono la chitarra. E chi era Pino Rucker, praticamente, per me era una specie di ossessione, per certi versi è stato, perché ogni volta, nelle tante passeggiate, diciamo così, in varie registrazioni, lo incontravo sempre, quindi, e avevo anche preso una dimestichezza con la meraviglia della sua chitarra elettrica, di come la gestiva, insomma. Quindi da quel punto di vista è senz'altro, è stato sicuramente un chitarrista storico, per certi versi storico, in quanto che ha cominciato anche a fare a entrare nelle mani di Ennio Morricone. L'amore fa parlare napolitano, e l'università sta margellina. Pino Rucker, che già da tempo incideva nella RCA, lavorò fin da subito con il primo Ennio, col primissimo proprio Ennio Morricone. E infatti Rucker incise con me un disco orchestrato da Ennio Morricone, Tu si tu, e l'amore fa parlare napolitano. L'inglese te può servì, a dovai te fai capì, una bella figura fa chi o francese sa parlare. Però la ditta chi è un professore, si può vocabolario per famore, e chi stucca. Dopo poco che facevo il cantante chitarrista, non ancora con orchestra, ho avuto l'occasione di vincere il Festival di Napoli con la canzone Sarra Chissà, e naturalmente feci il disco Sarra Chissà e Scordamoci Cosa do Mondo. In queste registrazioni c'è Pino Rucker, naturalmente, che suonava la chitarra, che io già avevo conosciuto in altre circostanze, ma che praticamente era quello a cui miravo sempre ogni volta che mi capitava di incidere qualche cosa. Se io vieni in te giardina, sfronni giuro, o si adora l'està, io voglio solo che tu ma stai vicina, voglio a te, solo a te. Felicità,
Lavorai con l'orchestra di Angelini con Pino Rucker alla chitarra nel Festival di Sanremo del 1960 e c'è un film, Sanremo la grande sfida, dove mi rivedo e noto Pino Rucker in prima fila nell'orchestra. È primavera quando canti tu. Peraltro, nel film Sanremo la grande sfida, nel commento musicale del maestro Piero Miliani, si riconosce perfettamente la chitarra elettrica di Pino Rucker. Nel film Un bellissimo novembre, in cui io canto il brano Nuddu, nella musica del maestro Morricone troviamo anche un assolo di chitarra elettrica di Pino Rucker, inconfondibile il tocco e il suono di Rucker, è un bossa nova praticamente. Pino Rucker ha inciso con la chitarra elettrica per me con tante orchestre, con Fragna, Riva, Pregadio, Morricone ovviamente e tanti altri grandi maestri. Ogni volta che vedo film di quei tempi, riascolto e riconosco con nostalgia la tecnica e la musicalità di Pino Rucker con la chitarra elettrica, inconfondibile, in tante musiche, di Morricone, Bacalov, Ferrio, Trovaioli, eccetera. A chitarra e Pino Rucker non me la posso scordare. E allora non mi resta che salutarti, caro Pino Rucker. Ciao.